Shalom, 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 Shalom. It's the Brova Yaraya Yasharada. Here I have Halam, and behind the camera I have Yahawada. And we are the GMS Italia. Okay. And before we start this lesson, I want to give all praises to the Most High, Yahawah, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Rukah Kodash. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone GMS who taught us this truth, which is the 100% truth. Peace and salutations to the hopeful elect spread around the four corners of the earth who are risking their lives in these last days, making sure this truth, you know, gets to the four corners of the earth. And also shalom to those who are sincerely seeking this truth, okay, in humility, in which that's what we are actually meant to do in these last days, seeking this truth. Because there are lots of great things that are about to happen, you know, according to the book of Revelations, according to the book of Daniel. Let's correct myself. I said according to the book of Revelation, not Revelations, okay? So we know this kingdom, as we know, is coming to a huge destruction, okay? So we are out here because, you know, we have the fear of the Most High, Yahawah, Hashem, Yahawah Shai, on us. And the Most High's name is Yahawah, who the world ignorantly calls God. And his son's name is Yahawah Shai, who the world ignorantly calls Jesus. So we're going to start with the first precept. And we're going to pick from the book of Psalm chapter 25. We're going to read from verse 3 on. And we're going to do this lesson like a sort of, you know, English-Italian, okay? So the brother Halam is going to, you know, give his precepts in Italian language. So by the help of Yahweh Hashem Yahweh Shai, I'll try to, you know, come up with the English so we can edify both the brothers who speak English and the brothers who speak Italian, okay? So this is the book of Psalm chapter 25. This is the book of Psalm chapter 25. I'll read from verse 3. It quotes, "Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause." Okay, so as you can see, our minds, our hearts are not set on this kingdom, okay? We don't care, we don't give a flying hell for what is going to happen tomorrow in this kingdom, okay? Our heart is actually set in the kingdom to come, which is the kingdom of Yahawah Hashem, Yahawah Shai, okay? That's why we are out here, you know, prophesying and, you know, calling on our people, who are the so-called Negroes, Native Americans, and the Latinos. These are the sons of Israel. We are actually calling them, you know, to come out of the philosophies of this world, to come out of, you know, the vain imaginations, the vain promises, you know, from this world. So that's why we are here, you know. We have the fear of the Most High, Yahawah Hashem, Yahawah Shai. So we'd like to, you know, we have some Italians coming over, so I'd like to pass the word to the brother so he can, you know, edify someone there. Io voglio che tu leggi questa cosa in italiano e parla che di sono animale dei ciechi. Libro dei Salmi, capitolo 24, 25, versetto 3. Chiunque spera in te non resti deluso, sia confuso chi tradisce per nulla. Versetto 4. Fammi conoscere, Signore, le tue vie e insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato. Can, vuoi commentare su queste cose che hai appena letto? Can. Beh, questi sono i salmi del di Re Davide, sono le lodi al Padre nostro, dove Davide continuamente chiede al Padre di fargli conoscere la verità, di fargli conoscere i suoi insegnamenti, i suoi sentieri, perché su questa terra, sul pianeta Terra, siamo circondati
da gli altri popoli della terra che attraverso le loro dottrine e insegnamenti cercano di corrompere lo spirito che il Padre ha dato in noi, cercano di corrompere il nostro Tempio. E quindi per questo abbiamo bisogno costantemente di chiedere giorno per giorno di insegnarci la via e di insegnarci i suoi statuti e i suoi insegnamenti, così che possiamo rimanere nella via. Che significa la via? La via significa la condotta, significa il modo di pensare, il modo di essere, lo stile di vita. Quella è la via. Can. Come dice il fratello, voglio ribadire il versetto 3 che dice: nessuno di quelli che sperano in te sia deluso, sia confusi quelli che si comportano slealmente senza ragione. Ok? Ecco perché questa verità lo teniamo davvero stretto e vicino al nostro cuore, perché è tutto quello che abbiamo. Perché sappiamo che nessuno di quelli che sperano nel Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai sarà deluso. A noi non ce ne frega niente di questo regno malvagio, non ce ne frega niente dei sogni vuoti, delle promesse vuote che questi coloro che hanno blasfemato, hanno profanato. Ma coloro che hanno profanato il nome del Padre, non abbiamo nessuna speranza nelle loro promesse vuote, ok? La nostra speranza è il regno che arriva, ok? Che è un regno guidato dai santi, guidato direttamente dal Padre e suo figlio Yahweh Shai, e poi i suoi 144.000 eletti, e noi vogliamo essere tra quei numeri. Ecco perché siamo qui. E poi dice: siano confusi quelli che si comportano slealmente senza ragione. Se guardiamo un'altra versione di questa scrittura, saranno confusi, saranno delusi coloro che hanno abbandonato questa via che diceva il fratello prima. Il fratello diceva i condotti di vita, il modo di pensare, il modo di vivere, ok? Coloro che vanno fuori da questa strada, che sono le leggi e statuiti del Padre, saranno confusi, perché arriva un momento che saranno proprio confusi quando cominceranno a vedere i così chiamati UFO a circolare la terra, quando cominceranno a vedere i missili, ok? A piombare su diversi paesi, soprattutto Babilonia la Grande, che è America. Saranno confusi perché hanno abbandonato queste parole. Queste parole sono vita. Queste parole, le profezie, vuol dire il domani, all'indomani, quello che verrà a succedere, ok? E noi ci teniamo a queste cose qui, non stiamo dietro a delle favole vuote del mondo. Passa a te. Ho un precetto proprio riguardo alla confusione, perché abbandonare il Padre, abbandonare il nostro Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai, abbandonare il suo figlio, l'agnello che ha mandato, è confusione. Significa abbandonare il Padre, significa andare dietro ad altre chiamiamole divinità, creazioni fatte dalla mano d'uomo, filosofie. Ma proprio abbandonare il Padre significa la confusione totale. Che cos'è la confusione? La confusione deriva dalla Babilonia, Babel, Babel è confusione. Quindi abbandonare il Padre è la confusione spirituale soprattutto. Infatti questo mondo oggi è in confusione spirituale. Nessuno su questa faccia della terra ad oggi ha chiaro e conosce il vero cammino che Yahweh Shai ha insegnato per volontà del Padre. Solo i veri, solo coloro ai quali il Padre ha aperto gli occhi, che sono i veri ebrei israeliti, che lo diciamo, lo ricordiamo, che sono i così chiamati negri, latini, taino, indios, nativi indiani d'America, a loro è dato la conoscenza e la sapienza, come piace, come è gradito al Padre nostro, e in maniera diversa da dare a ognuno. E senza questo, e senza Yahweh Shem Yahweh Shai, senza lo spirito che il Padre ci dà, siamo in confusione. È per questo che ha mandato suo figlio, per toglierci dalla confusione. È per questo che tiro fuori un precetto che si trova in Isaia, capitolo 28, versetto 16. Dice il Signore, Yahweh Shem Yahweh Shai, ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare e preziosa, saldamente fondata. Chi crede in essa non sarà confuso. E chi è la pietra è suo figlio, è Yahweh Shai, colui che il mondo oggi dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il nome di Gesù Cristo,
nome greco, nome che non significa nulla e che non vale nulla, e che conosce con l'immagine di un criminale, con l'immagine di un tiranno criminale, con l'immagine del diavolo, Cesare Borgia, il diavolo, chi sono i diavoli? I diavoli sono i ladri, sono i distruttori, questi sono coloro che non servono il Padre. È per questo che ci ha mandato suo figlio, per toglierci dalla confusione. È per questo che la parola di Yahawabash e Yahawashai attraverso suo figlio è la parola che salva. E quindi è qua che noi cerchiamo di svegliare i veri figli di Israele, che cerchiamo di esortare coloro che già sono in questa verità attraverso il vero nome di colui che il mondo chiama ignorantemente con un nome greco. Diamo il vero nome del nostro Signore, nome ebraico, il Salvatore, Yahawashai, dall'antico ebraico. L'unico nome, la pietra angolare che il Padre ha mandato per toglierci dalla confusione. Cari, e come dice il fratello, noi abbiamo il nostro appoggio sulla pietra angolare che è il figlio del Padre, ok? E senza di lui non possiamo andare da nessuna parte. C'è la scrittura nel libro di Giovanni che dice: io sono la via, ok? Sono la strada che porta alla vita eterna. Il mondo ha ignorato questa strada, ha ignorato questo nome qui, ok? E coloro che faranno ciò sono pronti per la distruzione che arriva, ok? Queste parole sono una lampada ai nostri passi, ok? Come dice il libro di Salmi. Come dice nel libro di Salmi 119, versetto 105. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Ok? I giudizi del Padre, Yahawashem, Yahawashai, sono i giudizi giusti. Il mondo non ha nulla da offrire. Ok? Il mondo ha preso i comandamenti e li ha girato tutto al contrario. Il Padre dice di fare una cosa, il mondo dice di fare l'opposto proprio. E ecco, questo è un gran indizio per farci vedere che questo regno che stiamo vivendo qui oggi è guidato e governato dai malvagi, dalla stirpe malvagia, ok? Che il loro padre si chiama Esaù, così chiamato l'uomo bianco, i Caucasi, ok? Sono i veri figli dei malvagi, ok? E loro stanno governando questo regno adesso. Ma noi che cosa abbiamo? Abbiamo queste parole, perché queste parole sono vita, ok? Queste parole ci condurranno al regno ad avvenire, che è il regno dei santi, il regno dove la giustizia regnerà, ok? E poi, dicendo a proposito di questo, andrò a leggere il libro di Isaia, capitolo 40, versetto 31. Ah, avevo un precetto per l'Isaia, per i Salmi, dicendo... Okay. Vai. Era Salmi 119 e versetto 105, l'ho già detto. So as we were saying, you know, these words which I all incorporated in the scriptures, you know, these words are actually what's going to take us back to the Father, you know, Hashem Yahawashai. This world has nothing to offer, okay? So the Most High gives us laws and statutes to follow, but the world has decided to take all opposite routes, you know? And he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, you know? Which the secret place of the Most High is this truth, the laws and statutes, you know? So the book of Psalm 119 verse 105 also tells us, you know, these words are, how did it say, what does it read, please? Can you read it? Psalm 119, 105. Read it loud a bit, please. The word is a lamp unto my feet. Okay, it says, unto my heart. Okay, the word is a lamp unto my feet, okay, and a light unto my path, okay. So these words are the things that are going to take us back to the Father. And remember, the word is Yahawashai, regarding to the book of John. Okay, is it chapter 1, verse 3 or so? Yeah. Okay, it says, in the beginning was the word,
and the Word was with God, and the Word was God. You know, and this is Yahweh Shai, the Son of the Most High. Didn't he tell us that, you know, I am the way, the truth, and the life? Don't want comments to the Father without me, okay? So those who are refusing this name, which is Yahweh Shai, and the Father Yahweh, they are ready for destruction, because what's about to come is not a child's play, you know? We've read all these things, you know, in all different parts of the book of Revelation. We've read it also in the book of Daniel, chapter 12, which says, verse 1, if I'm not mistaken, you know, and then shall Michael stand for them, you know? And there shall be a time as never before since the time of creation, okay? So now we're going to switch back to Italian because the brother has a precept. Okay, vai avanti. Volevo dare un precetto al a continuare ciò che il fratello Yaraya prima stava dicendo dal capitolo 119 dei Salmi al versetto 105, diceva lampada per i miei passi e la tua parola, la luce del mio cammino. E volevo spiegare, sto prendendo un precetto dal libro dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 19, versetto 13, è avvolto in un mantello intriso di sangue, è avvolto in un mantello intriso di sangue, e il suo nome è la parola di Yahweh Bashem Yahwasha, è la parola di Dio. Di chi sta parlando? La parola è suo figlio. Suo figlio è venuto a fare la testimonianza del Padre, il figlio è venuto a portare testimonianza del Padre. Quando è venuto sulla terra, lui non è venuto a parlare per propria bocca, è venuto a parlare per dare gloria a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Quindi è la parola infatti è la salvezza, è il Salvatore, è Yahweh Shai, il Salvatore. Quindi sta là tutto il cerchio che si completa. Se vogliamo trovare grazia agli occhi di Yahweh Bashem Yahweh Shai, dobbiamo cercare di onorare e glorificare suo figlio, nostro Signore, colui che 2000 anni fa è venuto a sacrificare la sua vita per noi, è venuto a sacrificare la vita per gli eletti, per gli scelti che il Padre gli ha dato. Un precetto. Ecco, come dice il fratello, che la parola, queste parole sono una lampada alla nostra via, sono queste parole che ci condurranno alla vita eterna, ok? E infatti il fratello Halam ha cercato di spiegare questa parola, questa parola è Yahweh Shai, è il figlio del Padre, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ok? Ho un precetto qui nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, leggo dal versetto 1, che dice: nel principio era la parola era con Dio, Yahweh, e la parola era Dio, ok? Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Questa vita è la luce degli uomini, questa luce che noi stiamo godendo in questo momento, perché il mondo è in tenebre. La tenebre rappresenta l'ignoranza pura, e la luce rappresenta la conoscenza. Andando avanti, dice: in lei era la vita e la vita era luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e la tenebre non l'ha sopraffatta. Noi non siamo sopraffatti dall'ignoranza che regna in questo mondo qui. Perché questo mondo è pieno di ignoranza. La gente cammina, va su e giù, ma la verità è che maggior parte della gente è zombie. Ok? Come dice il libro di Ezechiele, senza questa verità siamo delle ossa secca che cammina, ok? Ci deve essere questo soffio, l'alito che è stato soffiato su Adamo, che è questa parola, che è la verità, ok? E noi attraverso le scritture sappiamo che queste parole sono il figlio del Padre, Yahweh Shai, colui che è stato crocifisso per i nostri peccati. E come leggevo, dico, il versetto 5 dice: la luce splende nelle tenebre e la tenebre non l'ha sopraffatto. Vi fu un uomo mandato da Dio, in cui nome era Giovanni, no. Vabbè, mi fermo lì, ok? Il punto lì è: in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Please give me the precept. Canax, è per appoggiarti. È per appoggiarti. È incredibile come pensare l'ipocrisia del mondo oggi. Quando il Signore è venuto in carne, nessuno l'ha riconosciuto. E adesso, dopo 2000 anni,
più del 50% del mondo, contando tutti i cristiani e tutte le religioni che provengono dal cristianesimo, dicono di conoscerlo, dicono, proferiscono e dicono di fare, di operare, di parlare nel suo nome, nella sua figura. Ricordiamoci che cosa ci dice Matteo nel capitolo 24. State in guardia a coloro che verranno sotto il mio falso nome, sotto la mia falsa figura, che ne inganneranno molti. Infatti, lui... Sì. Gli astronavi aliene sono i così chiamati cari del padre. Datemi il piccetto, dimmi il versetto di Chariots of the Fire. Zaccaria 5, sì. Versetto 1. Nelle scritture abbiamo diverse scritture, ma moltiplici scritture che parlano di questi cari. Ok, lo Stato ci dicono che sono dei oggetti non identificati, ma noi attraverso lo Spirito e attraverso le scritture sappiamo che sono i cari del Padre. E questi cari saranno cari di distruzione nei giorni ad arrivare, verranno a distruggere questa terra qui. Sono degli angeli, ok? E non hanno nulla a che fare con i gre e tutte quelle cavolate che portano fuori in TV, ok? Dovete sapere che la TV, televisione, programmazione, è programmazione umana. Ci stanno raccontando solamente delle bugie. Sono i cari del Signore, è l'esercito del Signore. Sono coloro che verranno a portare il giudizio su questa terra e a distruggere tutti coloro. Come, perché hanno bisogno di veicoli? Si devono spostare. Lei non si deve spostare per andare da qualche parte, non ha bisogno del veicolo. Allora, che significa? Che significa la parola no, angelo? Si immagina l'angelo, sì, che gli ha mostrato le chiese con la lettera. Allora, che cosa significa l'angelo secondo lei? Ma io credo che sia la voce del Signore. Allora, l'angelo, la parola angelo, ok, vuol dire messaggero, ok? La parola angelo non ha nulla a che fare come ci hanno dipinto finora con i dipinti del Rinascimento, ok? Del 1500, ok? Questi sono dipinti falsi. Gli angeli non sono i bambini in rosa. Sono un simbolo. L'angelo è la voce di Dio. Sono dei messaggeri del Padre, ok? Il Padre nella sua grandezza ci ha dato... Guardi, noi stiamo portando la verità e la realtà, non stiamo portando la fantasia. Le astronavi, i così chiamati UFO, che l'uomo ignorantemente ha chiamato UFO, che significa oggetto volante non identificato, sono ben identificati, ci sono, li vediamo, esistono, e sono l'esercito celeste, come dice la scrittura. Nella Bibbia, secondo la storia, gli angeli ci hanno sempre accompagnato. I cari del Signore, sono i cari del Signore, i mezzi che usano per trasportare, sono l'esercito. Ripeto, questi qua sono quelli che il mondo, quando il Signore dice che tornerà attraverso una nuvola, cioè un carro. Questi sono i mezzi di trasporto, scusami, non è che vengono come ci ha mostrato la Chiesa attraverso le alette di pollo volando. Questi sono le loro astronavi, sono i loro mezzi di trasporto, questi qua. Vai. Questo è il libro di Salmi, capitolo 104, versetto 3, dice: egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Sta parlando delle UFO qui, ok? Fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Infatti, questi abbiamo, cioè, se vuole, possiamo andare avanti. Dammi il libro di Zaccaria. Vabbè, Zaccaria capitolo 5 versetto 1 dice: poi alzai gli occhi e vidi un rotolo che volava. L'angelo mi domandò: che cosa vedi? E io: vedo un rotolo che vola, è lungo 20 cubiti e largo 10, che dà la descrizione del cubito. Ma a me quello che interessa non è dare la conferma che esistono. Io voglio leggere Isaia capitolo 66 versetto 15. Poiché ecco, il Signore verrà nel fuoco e i suoi carri saranno come l'uragano per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco. Questi sono quelli che verranno a fare pulizia, a sterminare tutti coloro che non hanno ubbidito al Padre, tutti coloro che non si sono degnati di osservare i comandamenti. Questo è il libro di Salmi, capitolo 68, versetto 17. I cari di Dio si contano a miriadi e miriadi, a migliaia di migliaia. Il Signore viene da Sinai nel santuario, ok?
Non diamo intervista di noi stessi, portiamo testimonianza del nostro Signore, non portiamo testimonianza di noi stessi. No, beh, non ci interessa. La dirò che il Padre ha stabilito delle nazioni, che le nazioni si trovano nelle scritture, sono 18 nazioni stabiliti. Ma quando l'uomo bianco, così chiamato l'uomo bianco, è andato in potere nel tempo del Rinascimento, ha cambiato tutto, ha cominciato a dare diversi nomi. Noi attraverso lo Spirito sappiamo che siamo della stirpe di Abramo, Giacobbe, Isacco, e siamo degli ebrei israeliti, perché siamo il popolo scelto dal Padre, così chiamato Israele. Siamo il vero popolo di Israele. Perché sappiamo attraverso le scritture che coloro che occupano il paese di Israele adesso, che nel 1948, okay, sono degli impositori e non hanno nulla a che fare con quel paese là. I veri israeliti sono così chiamati negri, nativi americani e i latini, sono stati portati in schiavitù. Se leggiamo il libro di Deuteronomio, capitolo 28, ci fa vedere le profezie che dice che il mio popolo sarebbe stato portato con il giogo di ferro, portato in diversi paesi, venduti, ok? Grazie. Grazie a lei e buona giornata. Grazie anche a voi. Bene, come avete visto, il Signore chiedeva, faceva una domanda. Non è un'offesa, era perché sì. Magari quando, purtroppo nella lingua italiana, questa lingua sporca, che è inglese, latino, spagnolo, questa lingua sporca, si tende a confondere con le parole. Perché quel fratello mi ha detto, il Signore, per me il Signore è uno solo, è il nostro Signore, Salvatore, Yahweh Shah, il figlio dell'Altissimo. Gli altri esseri umani sono uomini, anziani, vecchio, giovane. Qua, questo volevo dare la spiegazione, perché in questa lingua sporca, ecco, tendiamo a chiamare il Signore sia l'Altissimo e sia un passante, non diamo lo stesso nome a uno e all'altro. Quindi è per questo che la Shawan Kadash, la lingua santa, la lingua israelita, il vero ebreo israelita, quella là è la lingua che noi torniamo a parlare e torniamo a chiamare i veri nomi, a pregare il Padre e il Figlio, perché sappiamo che le parole sono veraci, hanno il significato solido, tosto, e non come le altre parole, come le altre lingue che andiamo a minimizzare, andiamo a sporcare i significati. So to just give you a concept of what happened just now, you know, we had the man who stepped forward and, you know, he was asking us what the chariots are, the so-called UFO, and we explained that these are the chariots of the Most High Yahweh Hashem Yahushua. You know? So we gave him precepts, different precepts from the book of Zechariah, from different precepts from the book of Psalms, and he asked why the Most High needed these chariots to move around, you know? Which this is a very ignorant question, which these chariots are really strange to the world right now, you know? So we read from the book of Psalm chapter 104, verse 3, which quotes, I'm going to read from the first verse. It says, bless the Lord, Yahweh, O my soul, O Yahweh, my power, thou art very great, thou art clothed with honor and mystery. You know, the Most High Yahweh is great. No one can ask. There are certain questions we should not ask from the Most High, the one who created you, you know, who gave you everything. You shouldn't ask certain questions from the Most High, you know? Who covereth thyself with light as with a garment? Who stretcheth out the heavens like a curtain? Who layeth the beams of his chambers and the waters? Who makes the cloud his chariot? Who walketh upon the wings of wind? Okay. Who maketh his angels, spirits, his ministers, the flaming fire? Who laid the foundation of the earth, that it should not be removed forever? Thou covereth it with the deep as with a garment. The water stood above the mountain. At thy rebuke, they fled. At thy voice of thy thunder, they hasted away. The Most High Yahweh Hashem Yahweh Shai is great, you know? The Most High Yahweh Hashem Yahweh Shai can do anything. Because anything you even see in this planet, you know, being so-called the wicked that are doing this invention, they're actually being instruments in the hands of the Most High, you know? They're doing the bidding of the Most High. If a man can construct himself a car and move around, it's the
Most High that gave him the knowledge to do so. Okay? So the Most High, you know, just like we were saying in the book of Job, you know, the Most High selects instructions in man. We are only al ritorno torno. Beh, compiere tutto e anche ma lo stai in mano. Allora molti dei non so. So as I was saying, what's the precept, you know, the Most High selects the instructions of men. Can you read it out, please? This is Job 33:15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, he slumbering upon the bed, then he opened the ears of men and sealed their instruction, that he may withdraw man from his purpose in high pride of man. So as you can see, in deep sleep, okay, when we are deep asleep, the Most High programs the heart of man. He programs his mind what he has to do the next day, okay? So there is nothing like the free will, you know? This dumb, ignorant churches, most especially the church of the moment, you know, they're always there speaking about this dumb free will. You know, there is no fucking free will, man. Pardon my Italian, okay? There is no free will because the Most High selects instructions in the mind of men. He programs men what he has to do. Okay? I have another precept. What's the Jeremiah 10? Read out, please. Oh Lord, I know that the way of man. What are you reading from? Jeremiah 10? Jeremiah 10:23. Okay. Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. Can. It's not in a man that walketh to direct his step. Can. So the ways of men are not his ways anyway, because it's the Most High that directs his moves, okay? So man does nothing without the unction and without the prompting of the Most High. We are all just vessels, man. We're being programmed by the Most High. We do what the Most High wants, okay? You're not yourself. You don't do what you want anytime you want. It's the Most High that programs, okay? Allora, quello che stavamo dicendo è che prima il Signore è venuto e chiedeva il motivo perché il Padre aveva bisogno di queste cariche, ok? E ho tirato fuori il libro di Salmi 104, se lo puoi leggere per piacere, perché ha fatto una domanda molto ignorante, ok? Leggiamo dall'inizio e questo libro di Salmi 104 fa vedere la grandezza del Padre, ok? Di qui certe domande non possiamo neanche fare al Padre, ok? Salmi capitolo 104 versetto 1 dice: anima mia, benedici il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai. Signore mio potere, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Il Padre è vestito di splendore e di maestà, ok? Un splendore e maestà che nessuno può immaginare, ok? Andiamo avanti. Versetto 2. Egli si avvolge di una luce come di una veste, stende i cieli come una tenda. Egli costruisce le sue alte stanze sull'acqua, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Ok, se il Padre ha il potere di fare tutte queste cose qui, avete mai visto un uomo che ha il potere di fare queste cose qui? E noi vogliamo chiedere, fare delle domande stupide, e perché il Padre ha bisogno di quei cari là? Se le scritture dicono queste cose qui, le scritture le dicono, ok? Cioè non è il discorso perché il Padre ha bisogno dei cari per spostare i suoi angeli o chissà cosa. Il Padre ha dato la conoscenza all'uomo di costruire delle macchine. Di qui alla fine, queste macchine, questa tecnologia e tutto il resto che vedete, non sono invenzioni dei uomini, sono invenzioni del Padre, perché il Padre è lui che dà l'istruzione all'uomo. Leggiamo il libro di Giove, capitolo 33. Sì.
era versetto 16 se non sbaglio. Allora gli apri loro mente e danno vai. Giobbe capitolo 33 versetto 16. Allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti. Ah, il padre apre gli orecchi degli uomini e gli dà i segreti degli ammonimenti. Vai avanti. Versetto 17. Per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, e per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. Can, la parola libro, Bibbia non esiste nelle scritture, perché dobbiamo leggere un'altra versione di quel libro, la dobbiamo leggere un'altra versione. Al versetto 17 dice. No, vai, dal versetto 16. Dal versetto 16. Così Yahawah Bashem Yahawah Shai si fa sentire e li spaventa con i suoi avvertimenti per impedire che compiano il male e vivano nell'orgoglio. No, scusami, scusatemi. Cambia il coso e leggi dal versetto 14. No, via da versetto 15, scusatemi. Il punto è in versetto 15. Vedi, il problema è che qui dice parla per via dei sogni. La parola è che lui mette l'istruzione durante la notte. Lui programma l'istruzione all'uomo. Okay. E questo fa vedere che non siamo noi che decidiamo niente. Vediamo. Leggi questa versione per piacere. Giobbe 33:15. In sogno, in visione notturna, quando il più profondo sonno cade sugli uomini, quando essi sono tutti sonnacchiosi sopra i loro letti, allora egli apre loro l'orecchio e suggella il loro castigo. Ok, il padre suggella il castigo. Ok, se andiamo a vedere questa scrittura sulla Blue Letter Bible, si dice suggella l'istruzione. Ok, siamo proprio dei siamo come si dice, contenitori, siamo dei contenitori che vanno programmati dal padre. È il padre che programma tutto dell'uomo. Quando dormiamo, il padre suggella delle istruzioni nella nostra mente. Ci svegliamo e svolgiamo tutto quello che è stato programmato nella nostra mente. Perciò l'andamento dell'uomo è tutto del padre. Ok? What's the next precept that you have regarding, you know? Libro di Proverbi. Per piacere. No, let's read that. Proverbi 20:24. Proverbi, capitolo 20, versetto 24, dice: i passi dell'uomo li dirige il Signore, Yahawah Bashem Yahawah Shai. Come può quindi l'uomo capire la propria via? Come può l'uomo capire la propria via? Ok? E questa scrittura dà proprio da fango a tutte queste chiese qui che dicono che c'è il libero arbitrio, che l'uomo decide cosa fa. No, è il padre che comanda i passi degli uomini, ok? Ora dobbiamo tornare nel discorso che facevamo prima che è arrivato il Signore, perché la lezione era una lezione importante che stiamo facendo, ok? Avevi preparato dei precetti, no? Allora andiamo a leggere dal libro di Isaia capitolo 40 versetto 31. Leggi, parli. Isaia 40. Ok, so now we're going back to the 40 versetto 13, no, 31. Isaia 40 31. So now we're going back, okay, to the discussion, the lesson we're speaking about before the man came to interrupt, okay? So, you know, certain people just come, you know, they come with, you know, some stupid questions to interrupt our lesson, to break the speech.
pray with the Most High Name, a chariot to move his angel. You know, that's a very ignorant question, you know. You could have asked of different other things. You know, you asked of what these chariots are, and you told him that these chariots are they are the chariots of the Most High Yahweh Hashem Yahweh Shai, you know. In which we have, you know, hundreds of scriptures, you know, speaking about this chariot. So we're going back to the topic of what we were speaking before, the reason why, you know, we are out here, the reason why we choose to take the way of the Lord, Most High Yahweh Hashem Yahweh Shai, you know. His words are a light unto our feet. Ci siamo fermati dove parlavamo proprio della via del Padre, che le sue parole è una luce al nostro cammino. E queste parole sono Yahweh Shai, suo figlio, ok? Ora, vai avanti. Isaia capitolo 40 versetto 31. Ma quanti sperano nel Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Guarda, qua c'è poco è abbastanza chiaro questo precetto. Oggi tutti coloro che hanno abbandonato il Signore si sentono delle nullità. Il mondo e gli uomini non sono più degli uomini, gli esseri umani sono diventati dei mortali, ma non solo in carne ma in spirito. Hanno lasciato colui che può darti tutto, colui che ti dà forza, sapienza, intelligenza, conoscenza, colui che ti eleva sopra ogni cosa. Questo ha fatto l'uomo oggi, ha abbandonato il suo creatore, ha abbandonato il suo potere, l'unico che può darti la potenza, la gloria, la forza, la salute e lo spirito, l'unico che vivifica. Tan, e come ha letto il fratello, prova a leggerlo di nuovo per piacere, Isaia capitolo 40, versetto 31. Isaia 40, versetto 31. Ma quanti sperano nel Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, riacquistano forza. Ok, e noi stiamo aspettando queste forze qui, ok? Noi che aspettiamo il Padre con pazienza, ok, aspettiamo queste forze, ok? E avete sentito? Voleremo come le aquile, ok? Queste cose non sono, sembrano i film che vedete, no? Quei film là dei supereroi. Questo è il potere che il Padre sta per dare ai figli di Israele, ai figli di Yasharala, ok? Noi teniamo tanto a queste parole qui perché abbiamo moltissime promesse e questo è solo una di quelle promesse lì. Okay. Quando torna il nostro Signore a stabilire di nuovo la giustizia, noi avremo tutto. Ecco perché non ce ne frega niente di questo regno qui, perché questo regno non ha nulla da offrirci, ok? Non ha nulla da offrirci, ecco perché ci aggrappiamo alle parole, e queste parole sono la vita, ok? È il figlio Yahweh Shai, colui che è stato crocifisso per il mondo. Ci doveva essere questo sacrificio, se no continuerà a regnare il malvagio. Il precetto è il primo, tieni il primo Giovanni, no, libro di Giovanni capitolo 14, libro di Giovanni capitolo 14, versetto 6, ok? Giovanni 14, versetto 6. Partiamo da 5, eh? Vai. Giovanni, capitolo 14, versetto 5. E Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Okay. Qui Tommaso parlava in carne, sallacchia. Right. Qui Tommaso, i discepoli, gli apostoli del nostro Signore Yahweh Shai ancora non avevano ricevuto il Consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, la Ruach HaKodesh. Quindi ancora parlavano in carne e alcuni, molti, non alcuni, molti precetti che il Signore dava riguardo alle cose altissime non erano ancora loro chiare. No, perché avevano ancora la mente carnale, come dice il fratello, vai. Allora versetto 6, e Yahweh Shai gli disse: io sono la via. Significa io sono il sentiero. Quando Tommaso dice noi non conosciamo la via, qual è la via? La via è l'esempio perfetto che Yahweh Hashem Yahweh Shai ci ha dato, cioè suo figlio, ha mandato suo figlio,
a dare l'esempio di condotta, di modo di pensare, di modo di agire, ma soprattutto nel modo di servire l'Altissimo, nel modo di servire il Padre, perché Yahweh Shai, ricordiamolo, è venuto a fare la gloria del Padre. Per questo lui era veritiero, non perché parlava di bocca sua, ma perché parlava per quello che aveva sentito dal Padre, per quello che gli era stato comandato dal Padre. È per questo che è lui e la via, perché Yahweh Shai ha mandato suo Figlio, ha mandato nostro Signore a darci l'esempio su come poter essere graditi al Padre e come si è graditi al Padre, con l'ubbidienza fino alla morte, perché Yahweh Shai fino alla morte è stato ubbidiente al Padre. E quindi dice: io sono la via, la verità, ok? La verità, quando siamo per le strade ad insegnare la verità, qual è la verità? La verità è Yahweh Shai, è suo Figlio, la verità è colui che ci ricongiunge al Padre, come dice la scrittura. La verità è la vita, perché nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi è lui, la verità, è colui che ci può ricollegare, è il nostro mediatore per arrivare al Signore. Yahweh Shai, suo Figlio, è il nostro mediatore per arrivare all'Altissimo. E senza di lui non abbiamo speranza. Senza di lui rimaniamo qua a subire il castigo, a subire l'ira di Yahweh Shai. È per questo che noi, attraverso le nostre testimonianze, portiamo avvertimento, gridiamo ai figli di Israele, come ci dice il libro di Isaia, capitolo 51, non mi ricordo. Io ho un progetto per te, prima di andare. Vai. Avevi detto che dobbiamo essere come Yahweh Shai, no? Ok? Questo è il libro di Matteo, capitolo 5, versetto 48. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ok? Sentiamo dire spesso il mondo che no, non possiamo essere perfetti. È certo che in carne non possiamo essere perfetti, ma in questa verità dobbiamo essere proprio perfetti come il Padre. Ok? Non possiamo miscolare la verità con le favole degli uomini. Ok? Infatti, come ha detto il fratello prima, ha detto: io sono la verità. La verità qual è? Yahweh Shai, il Padre Yahweh. Ok? La verità non è quello che si trova nella Chiesa, non è tutta la stregoneria che fanno i cattolici e tutto il resto, i mormoni, il testimoni di Geova, i battisti e tutto il resto. La verità è uno, ok? E questa verità viene data attraverso lo Spirito. Senza lo Spirito si può proprio dimenticare questa verità. Perché, come diceva il fratello prima, Tommaso chiedeva, ok? Perché lo Spirito di conoscenza non c'era ancora, loro non potevano capire queste cose qui. Il Padre, il Figlio del Padre, Yahweh Shai, gli ha fatto capire: io sono la via e la verità, ok? Yahweh Shai è la verità, ok? Vai. Can. Yahweh Shai è la via, è l'esempio. Anzi, fammi parlare un po' in inglese. So, what we're saying, you know, Elia, we're actually speaking about, Yahweh Shai being the way, the truth, and the light. Okay, so I want you to read that precept for me, if you don't mind, please. The way, the truth, and the light. That is the book of John. John 14, 15. Okay. John 14, 15. Please read it loud. This is John 14, verse 16. Yahweh Shai said unto me, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay. So we're going back to switching back to Italian quick, real quick. Okay, to the via. Isaiah, capitolo 58, versetto 1, dice: grida a squarciagola, non avere riguardo, come una tromba alza la voce, dichiara al mio popolo i suoi delitti, Can. Alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Can, noi ci siamo sviati dalla verità, ok? Abbiamo cominciato a chiamare il Padre con un nome falso, e la Chiesa e tutte queste religioni qui non hanno fatto altro che menzogne tutta la nostra vita. Come fa il Salvatore, il Figlio del Padre, che è un ebreo israelita della tribù di Giuda, come fa ad essere chiamato un nome greco? Ok? Per esempio, se il Signore lì si chiama Giovanni, se lui si trova in India, ovunque si trova, si chiamerà sempre Giovanni. Ok?
se tu sei Giovanni e vai in India e cominci a chiamarti Junior o qualcosa altro, cambio tutto, ok? Perciò noi dobbiamo sapere che la Chiesa e tutto il resto ci hanno insegnato solo menzogne dai tempi di Rinascimento, hanno coperto il volto dei veri giudici di questa terra qui. I veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e i latini. E qui in Europa dovete capire che per più di mille anni i Mori hanno governato qui. Perciò molti di voi che vi credete bianchi, no, siete negri dentro. Se fate la vostra genealogia e andate dietro, rimarrete stupiti quando troverete che arriva a un certo punto comincerete a vedere dei Mori. Questi Mori sono i veri figli di Israele della tribù di Giuda, ok? Loro hanno portato la conoscenza qui, la scienza, sapienza e robe varie, ok? Il così chiamato l'uomo Caucaso viene dalle montagne di Caucaso, ok? Ecco perché si chiama della razza Caucaso, ok? E se andate a vedere la sua storia, è sempre stato di lottare, menzogne e massacro, ok? Questi sono i malvagi della terra di cui la Bibbia parla. E noi, per tornare al regno che sta per arrivare, perché arriva un regno, ok? E questo regno è dato solamente ai figli di Israele. E i figli di Israele verranno in diversi colori, perché siamo stati portati schiavitù in diverse parti del mondo. Siamo diventati come i paesi dove ci troviamo. Ci sono qui dei israeliti che sono come il fratello qui, che non sanno neanche le loro radici, ok? Qui a Venezia, ancora fino a pochi anni fa, avevamo i Mori di Venezia. Quelli erano i veri occupatori di quella terra là, ok? Che cosa ha fatto l'uomo bianco? Sono venuti, hanno buttato le bombe e hanno fatto il massacro, ok? E allora c'è stata una guerra tra Italia e Austria per chi deve prendere quella terra là. La terra non è di loro, ok? Venezia è stato costruito dai Mori, e quello che vi sto dicendo è storia, ok? L'immagine che vedete di Gesù, ok? Anche se il libro di Apocalisse capitolo 13 ci fa capire che è di colore di bronzo bruciato, capelli ricci, ok? Anche se ci fa capire queste cose qui, della sua immagine, di cosa hanno fatto durante il tempo di Rinascimento, sapete il tempo di Rinascimento da 1500, loro sono venuti, hanno cominciato a cambiare l'immagine sua, e il dipinto che vedete non è sua immagine vero, quella è l'immagine del figlio del sesto papa, si chiama Cesare Borgia, è un perverso che ha avuto i rapporti sessuali con la sua sorella, ha ucciso suo fratello, quello è lui che vedete come Gesù, e l'ha dipinto Michelangelo, suo amante segreto, ok? Perciò, cosa hai detto? No, Da Vinci l'ha dipinto. Da Vinci, ok? E questo, dobbiamo capire queste cose qui, ok? E ci sono diverse scritture nella Bibbia che ci raccontano tutte queste cose, quindi cosa hanno fatto? Hanno voluto eliminare quelle scritture, come il primo libro, il secondo libro di Maccabeo, che parla proprio da quando i così chiamati greci sono andati in potere, ok? Il così chiamato Alessandro Magno, ok? Dopo la sua morte il regno è stato diviso ai quattro dei suoi generali, Tolemia, Seleucios, Lassamaico e Cassandra, ok? Tolemia è quello che ha preso tutto il controllo della zona di Africa, ok? E lui ha avuto altri progeni che si chiamavano, come si chiama? Antiochus, ok? Da Antiochus hanno avuto i Serapis, ok? E da lì hanno i Serapis, se andate a vedere il suo nome, si chiama Christus Serapis. E la parola Christus in ebraico antico, anche in greco, vuol dire l'unto, ok? Colui che è unto, che ha l'unzione, ok? E perciò hanno fatto un macello, un disastro. Ecco perché le scritture ci fanno capire che molti sono chiamati, ma pochi saranno salvati, ok? I così chiamati cari, UFO, gli oggetti non identificati, ok? I così chiamati oggetti non identificati sono tutti nelle scritture. Noi sappiamo che sono oggetti identificati, questi sono i cari degli angeli, ok? E questi cari arriveranno a breve a distruggere, ok? Nel frattempo
distruggeranno e porteranno, salveranno gli eletti, ok? Se leggiamo il libro di Apocalisse vediamo che sarà solo la casa di Israele, che nell'antico ebraico si chiama Yashar Allah, che vuol dire il principe del potere, ok? Perciò anche voi, visto che siete fermati, lo spirito non mente, ok? Certo, è molto probabile che siete della stirpe di Israele. Dovete svegliarvi e uscire da tutte queste menzogne del mondo, perché quello che sta per accadere a breve non è nulla da ridere. Si sta preparando una terza guerra mondiale e non c'è, vi coccolano e tutto e tutte queste cose qui, ok? Ora vi vogliono dare le acque, non voglio nominare che cosa è perché dopo ci tolgono i video, perché postiamo questi video per altre persone in YouTube che hanno bisogno. Le acque che vi stanno dando per curarvi da quello che non è, dovete sapere cosa fa, vi modifica la DNA, ok? E vi stanno preparando per una cosa, cioè non vi hanno mammato tutti questi anni qui, ci, vi bombardano di tasse, di diverse cose, e tutto all'improvviso vogliono salvare il mondo, dimenticando quello che è successo in passato. Infatti questo è il problema di noi ultimamente. Dimentichiamo presto quello che è successo pochi anni fa, ok? Dimentichiamo presto. Hanno fatto la stessa strategia durante i Tuskegee, ok? Che hanno iniettato ADS e tutte queste cose nella gente. E ora vanno avanti sempre, ma loro sono uno strumento nelle mani del padre, ok? E ora diamo un precetto ai fratelli e leggiamo... Ecco io. Vai. Isaia, capitolo 46, versetto 9. Ricordatevi i tempi passati. Perché io sono Yahweh Hashem Yahweh Shai e non ce ne sono altri, sono il potere e nulla è uguale a me. Dobbiamo ricordare dei tempi passati, perché noi, i figli di Israele soprattutto, siamo presto a dimenticare le cose, non sappiamo nemmeno le nostre radici. Dali Isaia 1:3 per piacere. Isaia capitolo 1 versetto 3, il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Ok, la scrittura ci fa capire che il bue conosce il suo padrone, ok, l'asino la casa del suo padrone, ma Israele non comprende, ok, noi non comprendiamo. Apro per piacere anche il libro di Osea capitolo 4, 8, muore dall'ignoranza là. Ok? Osea capitolo 4 versetto 6, perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza rifiuterò te come mio sacerdote, hai dimenticato le leggi del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. Ok? Figli di Israele sono distrutti per la mancanza di conoscenza, ok? Vanno dietro a delle filosofie stupide, ok? La stessa scienza che dice che è tutto creato da un caso, dal Big Bang, chissà cosa, quello che è, non hanno nessuna prova solida. La stessa scienza che dice che siete un'evoluzione dallo Australopithecus africano, Homo sapiens, Homo questo, Homo l'altro, dalle scimmie, non hanno le prove. E la domanda è che le scimmie rimaste perché non si sono evoluti ai uomini? Sono ritardate? Cosa è? Cioè, questa scienza ha sempre mentito, mentito e mentito. E neanche quello, la scienza ultimamente sta anche rivelando che c'è un Dio, ok? E noi se andiamo dietro a tutte queste filosofie che non contano nulla, il Papa è lì che spara delle cavolate, la Chiesa va in Chiesa, sta in Chiesa 3 ore, ma non ci parlano neanche di una scrittura. Parlano solo di filosofie, quello che vogliono, e dicono stai tranquillo, saremo tutti salvati. Fra, dali per piacere il libro di Matteo capitolo 22. Avete capito di cosa stiamo parlando? Sì, più o meno. Non so che cosa la cosa. Legga le interpretazioni. A ogni modo... Avete domande? No, non c'è... Salà, chiacchiere. Diciamo che non è, questo qua non è un libro a libera interpretazione. Diciamo che uno solo, l'hanno detto in tanti, non però. È uno solo è l'altissimo, uno solo è suo figlio e uno solo dovrebbe essere di interpretazione. Quindi se ci sono varie interpretazioni non è corretto. L'hanno detto in tanti però adesso... Purtroppo le religioni sono state create per dare la confusione.
le religioni sono la fonte della confusione. Ogni religione, tutti quanti profetizzano, tutti quanti predicano nel nome falso di Gesù Cristo, nome greco, tutti quanti sono in disaccordo. Cioè, predicate riguardo lo stesso uomo, il figlio di Dio, e tutti quanti sono in disaccordo. Chi dice una cosa e chi ne dice un'altra. Ma stiamo ancora a parlare di Gesù Cristo. C'è un problema questo. Qual è il problema? Che stiamo ancora a parlare di Gesù. Cioè, tu quindi non credi che 2000 anni fa sia venuto il figlio di Dio sulla terra? Non dico che non credo in questo. Dico che Cristo non ce n'è uno, siamo circondati da Cristo, neanche ce ne rendiamo conto. Questo chi lo dice? E diciamo che invece noi, a differenza, non parliamo per quello che pensiamo noi, parliamo per quello che dice la Bibbia. Che è ancora peggio forse. Che è ancora peggio, va bene. Allora non abbiamo. Noi parliamo attraverso la Bibbia. Noi parliamo attraverso la Bibbia. Portiamo la storia, non portiamo religione, portiamo la storia del vero popolo di Israele che oggi è disperso nel mondo. Sono i negri, i latini, i nativi indiani. Io vengo dal popolo di Israele perché ho studiato la storia del Sud Italia, che attraverso i Mori, che sono la bandiera della Sardegna, come puoi vedere, sono i quattro Mori, sono i negri che hanno governato dalla fine dell'impero romano fino al 1500. Sono gli ultimi governatori decapitati. Questo libro parla del popolo di Israele. E sono il mio popolo. Salaghia, che voglio spiegargli in breve quello che stiamo dicendo. Stiamo portando storicamente chi è il vero popolo di Israele e stiamo denunciando questo, il dipinto di Leonardo da Vinci, di Cesare Borgia. Stiamo parlando che secondo la storia vera, questa è la vera immagine del nostro Signore. Ok, portiamo testimonianza di questo. Quelle sono l'iconografia, le immagini contano per poco nella descrizione dei fatti. Il libro dice. Secondo te, quando è venuto sulla terra, di che colore era? Beh, sicuramente non era bianco, poco ma sicuro. A ogni modo, secondo me, secondo lei, il problema è dire che qui dentro c'è la verità, che vuol dire che in alternativa tutto quello che è fuori non è vero. È un gran problema, secondo me, che abbiamo noi esseri umani, siamo stati deviati in questo, è non capire che la verità non è o da una parte o dall'altra. La verità è una sfumatura, più riesce a coinvolgere più cose possibili, più la cosa è vera. Cosa voglio dire? Tutto il resto, se tu ti neghi qualcosa, cosa non esiste, non è vera, e dici che la scienza dice puttanate, la cosa più giusta per avvicinarti alla realtà è quella di integrare anche le incoerenze e le menzogne. Allora lì sarei più vicino alla verità, quando avrai integrato nella tua visione del mondo anche la menzogna. Noi stiamo denunciando la menzogna, infatti, stiamo denunciando la menzogna che hanno portato. Esiste anche la menzogna, esiste. E c'è un motivo comunque per tutte queste cose, attraverso le scritture. Il padre fa il bene e fa il male, ok? Quando uno muore, uno viene sparato e non dice del padre, non sono viceversa, le scritture lo dicono. Guarda, non penso che Dio abbia un giudizio come ce l'abbiamo noi, da dire che considera una persona è sbagliato o salvato. Guarda, il giudizio del padre è qui, e la scrittura dice nel libro di Isaia, capitolo 8, versetto... Se questi ragazzi non credono nella scrittura, è inutile parlarci della scrittura. Infatti, no? Dice se nessuno. Mi dispiace per voi ragazzi, non per me. Infatti. Guarda, io sono sicuro. E poi cosa vogliamo dire? Aspetta, un attimo. Voglio rispondere alla sua parola. Cosa hai detto? Io sono sicuro di essere salvato. Sì, non essere troppo. Siracide, capitolo 5, versetto 5. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua misericordia è grande e mi perdonerà i peccati. Il peccato è la violazione della legge. È la violazione della legge. La legge, il peccato è la violazione della legge. È un disegno che ho fatto te. Questo sto parlando non attraverso il mio, sto parlando attraverso quello che dice. Noi. Cosa noi? Tu non credi. Tu in questo momento hai detto sono sicuro di essere salvato. E io ti ho detto che non essere troppo sicuro di essere. Come dice le scritture. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. A posto, ma allora non parliamo di nulla. Cioè, noi non siamo qui per convincere la gente, perché intanto le scritture dice molti sono chiamati ma pochi sono scelti. La strada che porta alla vita eterna. Piacere. Stateci bene. La strada che porta alla distruzione è larga e saranno molti che lo troveranno, dice le scritture. Non ti preoccupare, qualcuno ha già pensato. E anche gli assassini non sono qui a caso. Sei libero per fare quello che è. Ok. È inutile parlare. Per questo che io a un certo punto
ti ripeto, tirami fuori la scrittura di non dare la verità ai porci. È inutile. So this is just an example, you know, what we face here in Italy. You see, some brothers, you know, they stopped, they listened for some time, and you know, it seems like they were going to, you know, understand something, even if we brought out a lot of points, historical facts and things, but they walked up to us and told us they don't believe the Bible. They believe they are saved by their own self, you know. So you see, the brother Kalam has little or lesser patience than I am, because I try still speak with them, but you already felt the spirit, and it was like there is no need to tell these people this truth because they don't believe it. And truly, this is exactly what they show themselves to be. You know, they don't believe this truth. So we have that scripture that says, "Don't give riches out of this." Matthew 15:26. But he answered and said, "It is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs." So as you can see, it's not meant to take the children's bread. We are the children of Yasharala, the chosen ones of Israel, those whom this truth has been given to. It is not meant to take this truth and give it to the pups. Those are pups, man. You know, if a man can walk up to you and tell you, "I don't believe what this book says," so why the heck did you stand and listen to me? Okay? And according to the spirit, we can feel it very strongly. Those brothers were Jakes, you see? These are lost Jakes. Well, attraverso lo spirito si poteva sentire che erano dei Jake, ma Jake perduti. No, Jake disubbidienti. Jake disubbidienti. Ribelli. Come non conoscono più il padre. Non lo conosco. Come dice il libro di Isaia 1:3. Meno male che li ho letto. Il bue conosce il suo padrone. Ok, lasciano la pula del suo padrone, ma Israele non. No, ok? Ed è quello che stiamo vedendo da tempo a tempo, ok? I Jake sono persi quando cerchi, quando tenti almeno di insegnargli la verità, le radici di chi sono, si ribellano, ok? Ribellano. Perché c'è quel spirito là di ribelle, che è la stessa cosa come la stregoneria, come dice il libro di Samuele, ok? Vedi, questo è ribelle, ci ha sembrato stregoneria, hai capito? È per questo che noi, attraverso lo spirito, siamo per le strade, ma non per predicare la verità a tutti, no. Ma ai pochi. Ai pochi, infatti, la strada che porta, che conduce alla vita eterna, è stretta, e saranno pochi che la troveranno. E la strada ampia è quella che conduce alla morte, ne saranno tanti che lo avvocheranno, ok? Voglio leggere questo precetto che Yahweh Shai, quando pregò il Padre a Giovanni capitolo 17, versetto 9, dice: "Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hanno dato, che mi hai dato, perché sono tuoi." Ok? Qua per farci capire proprio che il Signore la salvezza non è per tutti, è per i pochi, per gli scelti del popolo di Israele. Per questo finiamola con la finta benevolenza e il finto essere buoni, ok? Quando proprio Yahweh Shai ha detto che nessuno è buono, solo il Padre che è nell'atto dei cibi. E se rifiutate di conoscere il Padre, se gli israeliti si rifiutano di conoscere il Padre, che speranza avete voi? Qual è la speranza del popolo di Israele ad oggi? Allora è giusto dove vi trovate. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 25. Avete ignorato tutti i miei consigli, non avete accolto i miei insegnamenti. Anch'io riderò alle vostre sventure, mi farò beffe della vostra paura, quando il terrore vi piomberà addosso come una tempesta, quando la giustizia vi travolgerà come un uragano, quando sarete in preda all'angoscia e alla miseria. Allora mi chiamerete, ma non risponderò. Mi cercherete, ma non mi troverete. Voi avete sempre odiato la sapienza, avete sempre rifiutato di ubbidire al Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai.
voi non avete mai accettato i miei consigli, avete disprezzato le mie esortazioni. Ebbene, ora raccoglierete il frutto della vostra condotta. Ok? Tutta questa gente che hanno rifiutato le parole del Padre raccoglieranno a tempo il momento giusto, raccoglieranno il frutto della loro condotta. Tutta questa gente, okay, che ha una sorta di santità, che crede, che è scelto questa cosa, raccoglieranno la loro frutto nel tempo giusto. Okay? Non c'è santità, non c'è spiritualità. No, ma una falsa finta, una finta santità che loro credono. Il così proclamato Sarlacchia, il così proclamato uomo bianco è riuscito nel suo intento, quello là di distruggere il tempio spirituale che Yahovah Shemiawashai ti ha dato, a ognuno di noi ha dato il nostro corpo per custodire lo spirito. E ad oggi è morto. Ad oggi sta camminando la carne, sta camminando. Di queste persone qua cammina la carne perché lo spirito è morto. Okay. E io lo ricordo, la carne, questa qua va a finire polvere, va a finire. Carne. È lo spirito, quello là che conta, quello là che nessuno si cura di nutrire. Ed è questo il cibo dello spirito. È la parola di Yahovah Shemiawashah. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 13, versetto 13. Chi disprezza i comandamenti si rovinerà. Carne. Chi osserva i precetti sarà ricompensato. L'insegnamento dei saggi è una sorgente di vita per sfuggire ai lacci della morte, ok? Loro non sanno che la verità di questo libro che hanno disprezzato, che non credono, questo è la nostra salvezza, ok? Come dice il libro di Isaia, che wisdom and knowledge shall be the stability of your time, ok? La conoscenza e sapienza sarà la stabilità dei nostri tempi, ok? Loro non credono, allora hanno disprezzato questo libro qui, e questo libro contiene la vita, ok? Infatti noi vediamo sempre più ovviamente che questa strada è fatta solamente per poche persone, ok? Questa strada che porta alla vita eterna è fatta solamente per poche persone, ok? E questa riduzione del popolo lo sta per fare il Padre stesso, ok? So as we were saying, I'm going to read the book of Proverbs. I'm going to read the book of Proverbs, chapter 13, verse 13. This is the book of Proverbs, chapter 13, verse 13. Whoso despiseth the word shall be destroyed, for he that feareth the commandment shall be rewarded. Okay. And the first one was Proverbs. Was it six? The first one, the one before this one. The second one. So as you can see, whoso despises this word shall be destroyed, man. So as these brothers, they want to despise this word, you know, they don't know that this word is actually what's going to save them. You know, the Most High has kept this heavy blindness on them. This is the book of Proverbs, chapter 1, Proverbs, chapter 1, verse 25. But ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at you, at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord, Yahweh Hashem Yahushai. They would not of my counsel, they despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of the fools shall destroy them. But whosoever unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Okay, these words are actually what's going to, you know, keep us in those days, just like the book of Isaiah said, you know. This wisdom and knowledge shall be the stability of that time, you know? So they despise the word of this book and they disrespect it, you know? So the Most High is going to destroy those brothers, Yahweh Hashem, Yahweh Shai Ratazah,
but most especially the one that walked up here. The other one, it looks like he had the spirit a little bit to listen. But the other one with the longer hair, is going to be destroyed by Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Having said this, I also that Junji also not you down. Having said this, you know, we hope you have something to join. Having said this, we hope, you know, this lesson was a divine, you know, and we would like to give all praises to the Most High, Yahawah Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Rukah Kudash. A double honors to the apostles and elders of Great Millstone GMS who taught us this truth, which is the 100% true. Peace and salutations to the hopeful elect spread around the four corners of the earth, the brother Yarayaya Sharada, Halam, and Yahawada behind the camera. On to the next one, Shalawam. Shalawam. Shalawam.